Sì. Mi Pronto, 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 metto giù. senti? Grande, Sì, ciao Dario, come stai? bella citazione Aldo Giovanni e Giacomo. Bravo. Certo, figurati, che credi? Cioè, Vabbè, non magari so. non l'hai ripersa, che ne so. Puoi venire a rubare a casa dell'Adi, dai. Metti calma al volo, se non mi incazzo per davvero stavolta. Grazie. Sì, se non mi Grazie. incazzo per davvero questa volta. Io non ho visto quello che mi hai Eh mandato. no, certo, te l'ho mandato adesso apposta per non fartelo vedere, Ok, dai. certo. Certo, aspetta, disattiva. Certo. Io Dai, sono. poligono, dai. Vai, Dai, eccoci, aspetta. poligono. Ok. Sì, eh. Iniziamo così. Allora, Dario. Dimmi tutto. Allora, vuoi introdurre te, vuoi parlare? No, Dimmi non te, vorrei fare eh. niente di tutto Inizio questo. Non vorrei fare niente di tutto questo. Tu mi stai chiamando per io. È un mandare. Poi. format. Ma non è un format organizzare un addio al cibato che non verrà fatto poi, però va bene, ne parleremo. Che si chiama Avanger Speedrun. Perché speedrun è un format? Ora ti. Allora, aspetta, se Ava mi rispondesse. Aspetta, la chiamo un attimo. Lo chiamo un Sì, attimino. sì, sì. Che è in borghese, quindi. Ok. Speedrun. Ricky. Ricky, Ricky. Vabbè. Oh. Io sono su Discord. Se vuoi sono tutto. Mi senti? Sì. Speedrun. Mandami il mio contatto Discord qua che ti aggiungo. Speedrun. Arriva Ciao, subito. ciao. Arriva immediatamente. Immediatamente. Allora, e parla Di sardo, dov'è? Ah, è ovviamente. sardo. Ok, sì, è sardo, sardo. Sì. Aspetta che metto Allora, aspettate qua. che Ok. switcho. Ava Carabiniere? No, Ava non fa parte delle forze dell'ordine, amici. O forse sì, chi lo sa. No, 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 non credo, non Dici che è penso. un'informazione che avresti saputo, va bene. Comunque, ragazzi, l'obiettivo di oggi qual è? È presentare un PDF con tantissime slide che possano convincerlo a fare l'addio al celibato, che abbiamo preparato per lui. Ora, Poli si sta sposando, farà un addio al celibato con i suoi amici normi, ma a parte Partire non lo questo. sai, perché dici no? Non lo puoi sapere, magari un bel addio al celibato, organizzato in tutto e per tutto, tutto punto, non lo so. No, e quindi ho deciso di fargli un regalo di matrimonio, poi alla sua futura moglie darò dei confetti, insomma, comunque un regalo un pochino più da pochi euro, però per lui ho deciso di fare le cose in grande e quindi ecco Ava, aspetta che creo subito la Vai. chiamata di gruppo così possiamo parlarne insieme perché non è giusto Giusto, fare i conti giustissimo. senza l'osso. Vai. Crea chat di gruppo, vai, sto chiamando. Oddio, oddio. Capo, scusami per il disturbo, ma sono qui a ricordarti, a parte un like e un commento che fanno veramente tanto piacere, a iscriverti al canale. Una quantità assurda di persone guardano questo canale e non ne sono iscritte. Quindi, dato che suppongo non vogliate perdervi nulla, iscrivetevi che fa veramente tanto piacere e non vi perdete alcun tipo di video. Buona visione. Allora, buonasera, Poli, tanto piacere. Piacere, Mattia, se non vuoi Ciao. chiamarmi Polly, va bene anche il mio nome di battesimo. Mattia, perfetto. Io sono Riccardo, in arte Avantgarde. E io sono Arianna, in arte Rustgard. Piacere, Eccoci qua. piacere, piacere mio. Io metto a visualizzare questa cosa. Se faccio così, ok, posso fare anche così. Chat si dovrebbe vedere. Ok, aspetta, anch'io sì, aspetta perché. Metti i No, no, quadratoni. Metti i quadratoni grossi, Dario, invece che quello piccolino. sì, così. Così lo vedi. Però siamo piccoli. No, ma se tu metti qua i quattro quadrati invece Così, che. così ho fatto. No, Non lo raga, so. però non è possibile. A 25 anni non saper fare un cazzo! Eccolo, è. C'è Funziona. dell'età. C'è dell'età, qua sono quasi 40 anni, almeno da parte mia. Ma Lei è un po' insieme piccola. 40 anni! Ma No, io no, sono cos'è quella cosa lì? la parte Polybit celibato. di 22 anni. Te ne ti Allora, preoccupare. ok, ecco, io un attimo che metto la possibilità di vedere la No, presentazione. no, la metto io, per carità, la metto io. Sì, Non... guarda la stream, lascia fare. Ok. Così la commentiamo, perché c'è tutto un commenting da fare, molto importante. Allora, Aspetta che. siamo alla prima slide, vai. Allora, quindi l'idea qual è? L'idea è molto semplice. Qua abbiamo un'organizzazione che si muove per organizzare questa collab tra il mondo drag e il tuo addio al celibato, secondario, una festa, la festa di Dario, chiamato la festa di Dario. Quindi siamo lì, Ok. abbiamo fatto questo mock-up col logo, sai, carino, Polybit celibato, una cosa, una sciccheria, così, una robettina, così. Ed è un'experience di tutto punto. Quindi Ok. possiamo andare alla seconda slide. Vai. Ecco qua. Allora, la seconda slide, qua abbiamo, allora, se non ricordo male, un attimo, che esatto, Capito? È vediamo il fatto per backpack. inseguire il videogioco, la speedrun, i Esatto. format.
Abbiamo 5 punti da rispettare, che sono preparazione, equipaggiamento, ferocia, fantasia e overdrive. Okay. Quindi che possiamo trovare l'acronimo di questi 5 punti fondamentali in un PEFFO. Quindi questo sono i 5 punti fondamentali: preparazione, equipaggiamento, ferocia, fantasia e overdrive, che è quello che alla fine sarà il risultato. Certo. Preparazione perché ci sarà un momento di formazione interattivo, esperienziale, dove si capirà anche in che luoghi si sta andando e il motivo, perché sono luoghi protetti della comunità, quindi non si può andare lì a fare, cioè, bisogna creare un po' un intro, bisogna fare un intro, certo, intro certo. Del tutto, l'equipaggiamento perché bisogna sapere come e dove andare. Certo. La ferocia perché ci vuole la grinta, ci vuole molto, la grinta, bisogna essere feroci. Bisogna essere feroci. Feroci, bisogna essere feroci. Esatto. Certo, bisogna avere fantasia, perché lì non c'è limite alla fantasia. Si può essere e fare quello che si vuole nel rispetto, del consenso, tutte cose che poi trattiamo nella formazione. L'overdrive, perché quando si finisce che è pronti al 300% per fare un matrimonio subito. Pem. Quello è l'overdrive. Infatti chiedevo... va bene. C'è un finale. Andiamo a vedere un po' gli step. 12 ore dura questa è attendibile, chi lo sa, questo poi si vede in sedi diverse. Vabbè. Ma VR, cioè è il world record VR, che attualmente non è stato... Se riusciamo... ancora non è stato fatto, quindi iniziamo da questa situazione qua. Poi abbiamo il primo rendezvous, ci si incontra in un locale molto bello, che è un localino di cabaret a Milano, che si chiama Don't Tell Mama, dove si fa il rendezvous, la parte di formazione, si conoscono anche delle persone della comunità e ci faranno proprio un misto tra testimonianza e informazione. Certo. Da lì, light lunch, non light lunch, molto, ci chiede delle cosettine a mangiare, un finger food. Pranzo, pranzetto alla veloce. Food, e si va, prossima slide, grazie. Oh, bella la foto. Anche. Andiamo alla Tomo Sauna Experience. Tomo è Sauna. Un'experience di sauna. Ecco, diciamo una roba: noi non possiamo andare così a gamba tesa e invadere i luoghi di una certa comunità. Quindi, quello che faremo è noleggiare l'intera struttura e chiamare anche degli amici. Comunque, l'ambiente della sauna sarà rispettato, però con gente che appunto c'è un consenso ed è favorevole a farsi riprendere, giustissimo, interagire, eccetera, eccetera, per anche per evitare di andare in un clima di tensione. Un secondo, la festa, farsi riprendere, questa parte non mi è stata omessa a me nella presentazione. Farsi riprendere. No, ma ieri parlavate ieri di appunto di una questione di fare un sub goal. Quello poi sono tutte cose che vediamo. Ma perché bisogna fondere il divertimento, la fantasia a Twitch, questa grande piattaforma, capito? Esatto. Okay. Sto dicendo qual è la versione che abbiamo pensato noi. Poi se ne parla anche in separata sede. Io ci tenevo a farti questa presentazione perché abbiamo fatto un lavoro. Forza, è importantissimo. Certo, certo. Perché siamo qua per spin, si chiama Peffo quella cosa lì. Vedi? Allora, dopo lì abbiamo, allora succede questo. Dai. Qua c'è un momento per speedrun. Finita la sauna, ci sono anche attività in sauna, ci sono delle stazioni videogiochi, karaoke, musica, DJ set, cibo. Ci si mette in dei camper che sono adibiti a camerini mobili. E si va verso Firenze. Durante il tragitto i partecipanti saranno trasformati in delle drag queen. Perché? Certo. Perché durante il viaggio quindi si va verso Firenze. Si arriva a Firenze e c'è la... andiamo. Shade. C'è la drag show experience powered by the Shade, che è appunto la serata di Firenze, dove si esperienza una serata drag di intrattenimento e discoteca, e c'è la possibilità anche di esibirsi. Abbiamo preso, per farti capire il mood, la slide dopo c'è un piccolo video dell'ultimo The Shade che abbiamo fatto. Vediamolo. Fresco fresco, esatto. Non te lo mando, aspetta. Dopo lo guardiamo. Dopo questa experience, che comprende anche la disco, i balli sfrenati, certo, la bellezza e la meraviglia, andiamo il giorno dopo per decomprimere su una colazione, un after, un brunch, un afterino
in un posto molto bello che si chiama Lumen, che è uno spazio rurale riqualificato, okay, un poco fuori Firenze, atmosfera di campagna, di ricontatto con la natura, quei momenti in cui ci si ritrova, ci si guarda e ti dice ma che bella esperienza. Questo la decompressione, è, certo, post evento. Esatto, abbiamo una prossima slide che sono semplicemente i benefit. I benefit di questa cosa è che tutto questo è molto importante. Certo. In generale è un concetto, è un lifestyle, il concetto è molto importante. Molto importante. È molto importante sotto diversi punti di vista. Sicuramente per te e per tutta la tua modace e per chiunque sarà coinvolto è un'esperienza formativa importante, soprattutto molto importante. Molto importante. Prima di un matrimonio. Prima di un matrimonio, giusto, che è un grande passo, come dice il matrimonio stesso, è un grande, giusto, passo. Certo, è molto importante. Quindi, anche quello. Io andrei subito alla prossima slide, grazie molte. Lì c'è un logo, Underdogs, che è la mia azienda appunto, che organizzerà il tutto, ottimo, nei minimi dettagli. Lì c'è c'è anche un'idea, è già stata fatta bella la foto, esatto, che è stata la foto c'è presa. C'è un piccolo mood board finale per vedere quale potrebbe essere un mock-up di una situazione. Questo è, hai domande, Poli? Mattia, domande, qualche domanda, io, curiosità. La prima è una festa, è una festa. Io la prima ce l'ho ed è solo perché c'era Obama di fianco? Perché ci crediamo. Ma era We Believe, è qualcosa che ci ha unito. Così a caso c'era Obama perché era il meme di We Believe morto sei anni fa. Quanto ora so che è un po' ineducato parlarne, certo, di fronte a Poli, ma quanto mi viene a costare questa experience? Beh, questo scherzetto così, nella sua versione premium, tutto compreso, tutto? Sì, sì, a testa mi devi dire, perché poi bisogna capire, no? A testa, quanti partecipanti sono? È quello il punto. C'è Poli. Piccolo elenco. Vai, fai te. No, io, se lo organizzi te, se si fa non lo organizzi. No, ho capito, ma devi dirmi te. Allora, c'è Blur. Poi c'è... Marco non viene in Italia per questa cosa, Dario, lo sai benissimo che non viene. In realtà sta trasferendo in Italia, quindi ci sarà Blur, Masella, Nanni, io, Poli ovviamente, e Dada, penso, Panetti ce lo butterei dentro. Mario ha chiamato. E Mario. Ok, 8 persone. Victor anche. Victor, una 10. 10, una decina. Manca uno, è un posto libero. Qualcuno lo troveremo, dai. Nico Pertici, per esempio. Dentro, Nico Pertici, perfetto. Ma io vi dico, c'è tutto un discorso da fare, perché poi il drag show sarà aperto al pubblico, lì si può fare anche un discorso di beneficenza, sì, si va a fare un biglietto, tanto, di un certo tipo, si vanna... Dopo le spese dello spettacolo si manda in beneficenza. Puoi dir di no se c'è nel mezzo la beneficenza. No, a parte che si può dire. No, okay, potrebbe essere Croari il decimo. Potrebbe essere una bella idea l'avvocato Croari come decimo. Direi di no. Grazie. Quindi siamo lì, si fa anche la beneficenza. A testa, non lo so, costa un costo, diciamo. Quanto saremo? Tutta l'experience con tutto l'affitto in orecchio, tutti i trasporti. Siamo sul... A testa più o meno lì. Quanto è questo? Un milione di euro, tutto, penso. Un milione a testa. Un milioncino. No, penso sia un millino. A testa. Soprattutto la versione premium. Poi possiamo anche andare a fare le versioni un po' più piccole. Si perde un po', non abbiamo più esatto. Ci sarebbero 10.000 euro praticamente. Sì. No. Adesso qua, vabbè. E allora filmare Poli che sborra penso sia no, non, ma non darò mai consenso per questa cosa, mai fare una diretta, ma fare in modo che poi ci sia magari un montaggio da far poi proiettare nelle migliori sì, perché d'Italia. Poi devo scaricare questa cosa, capito? Ma non puoi ricavarci guadagno da questa cosa, Dario, è molto difficile che tu riesca a commerciare in qualche modo questo evento. Solo che come no? se mettiamo su OnlyFans Poli che sborra, ma non succederà questa cosa. Tu la continui a sostenere, ma non è non accadrà mai questa cosa, capito? C'è un limite che non sono un passere, ma vediamo. Però... uno dà per scontato che ci sia una flebile possibilità. Questo non è il caso. Questa cosa purtroppo non accadrà. Mi dispiace, è molto bello. Non è il fulcro dell'experience. Esatto. Concentriamoci su altro. È un divertissement. Divertismo, esatto. Costa 10.000 euro il divertismo, però vabbè.
Facciamo un DVD, un Blu-ray con negli extra del, sì, esatto. O solo del Blu-ray in esclusiva, Poli che sborda. Ci sarà in extra. Non male, si... esatto. Va bene. Ma dura più di 12 ore perché, cioè, se si va in after al giorno dopo. Vediamo, possiamo stare alle 12 ore oppure possiamo fare 24. Vediamo, ma con tutto siamo sono vari tagli. Alloggi, abbiamo transfer, cioè. Tutti i transfer, cioè tutta la situazione è una macchina che si muove in un certo modo e tutto sarà organizzato a puntino. Allora ragazzi, iniziamo all'angolo fuck, ok? Perché bisogna capire per Poli, perché Poli sono convinto che per farla accettare bisogna cercare di prendere le misure. Allora, Poli che sborra, abbiamo detto no, però... No. Partiamo da una base un po' più... standard di far vedere qualcuno che, perché tu dici questo lo togli, sembra quasi che questo era una roba ovvia e non si mette, questo era a priori scontato. Partiamo da qualcosa di un po' più non era scontato, è comunque anche al celibato, se sta a pir cazzo non è che succede, no, ma non accade, sono una persona abbastanza pudica da questo punto di vista, non accade quotidianamente, comunque sia, neanche nella mia cerchia di amici. Quindi, vi parto io con una domanda. Vai. Immagino che non sia la prima volta che venga organizzata una cosa, cioè mi auguro, non è la prima volta che accade. No, è il mio lavoro, il nostro lavoro. Oh, perfetto. Perfetto. Porta rispetto, già per questo dovresti accettare. Non puoi abbassare così perché magari faccio un errore, non lo sapevo, era giustissimo non saperlo. E dato, vabbè, la speedrun immagino sia stata costruita apposta, non so nemmeno come sia venuta l'idea del... No. Marda, non mi, però... La sauna, come avviene la parte della sauna? È quella che un po' a me potrebbe un pochino più farmi desistere. La sauna andiamo a noleggiare e a tenerla chiusa per le ore che saremo lì e avere degli invitati che usufruiscono della sauna. È una sauna, è una spa, sei mai stato in una spa? Certo, sì, assolutamente, sì, okay. Sì, sì. Ok, succede che si usano le strutture della spa, i servizi, il bagno turco, eccetera, eccetera, l'idromassaggio, la piscina per nuotare. Poi capita in questa sauna in particolare, come ha detto Dario, che magari sei lì a bere qualcosa, mangiare un salattino, e qualcuno può, però non è anche lì. Facciamo un passo indietro. Allora, la base è questa: senza il consenso a te fisicamente niente fa nessuno. Per questa è una base di massima serietà, in cui se tu non hai il consenso per fare una roba, sia da parte tua che da parte dell'altra persona, non ci può essere niente. È la base del rispetto umano. Quello sì. Giustissimo. Però Poli, sta a te quanto vuoi andare in fondo all'esperienza, capito? Esatto, ti offro volentieri questa cosa su cui hai insistito. Non ho mai insistito su questa cosa. Fermo. Se io voglio che ti panetti, siamo lì, che siamo ubriachi, eccetera, mi tira un raspone e sborre roba, cioè, ma non è che devi... Cioè, quello non mi può rompere il cazzo. È naturale. È naturale, non c'è nessuna malizia, non c'è nessun tipo di... Non so neanche come cominciare, io ho capito, la mia linea difensiva, non so nemmeno da dove partire. Allora, te la fai una serata con noi all'insegna del divertimento. Allora, in realtà, per come è stato proposto il progetto, è molto bello, onestamente, cioè, ci vedo, cioè, complimenti, perché l'organizzazione è strutturata in modo molto bello, anche la parte del trucco in viaggio, quindi questo viaggio che si farà, è tutto molto bello. È un'experience, è molto importante. Se vuoi vedere a Poli, ti mando il video, te lo mando al volo. Ottima idea, implementiamo. Filmiamo sempre Poli, cioè Poli deve essere filmato sempre, secondo questa me. Questa cosa si mette poi nelle fac finali, perché tanto già anche una missione che affrontarla adesso avrebbe poco senso. Ma forse la cosa che stunna di più è proprio la parte sauna. Per tutto il resto ti dico, top. Mamma mia, però Poli. Quella un po' c'è un sauna. Po' sauna e tu in piscina. Cosa? Parti in piscina? Parti in piscina, c'è una sprossa. La sauna ha una piscina, ecco, cioè possiamo farne quello che vogliamo nella sauna, ok? Ma nudi siamo, un luogo privato. Decidiamo anche chi far entrare, e anche lì tu dici, guarda, non esageriamo in quel senso, e noi vediamo di non esagerare. Poi io nel senso, poi io mi interfaccio con Dario, e Dario è anche quello un altro problema, capito? Macchina del tutto, io posso dirti qual è la proposta. No, come me la stai vendendo? Si fa qualsiasi cosa, cazzo. Io Poli, allora, se mi dici, guarda Dario, vorrei provare un attimino una tipologia di experience particolare,
vorrei nella mia sauna una donna col cazzo. Io te la trovo, ma te la trova, penso anche no. Che certo, certo. Disponibile per a parte cosa. Che ti, mi metto già le cazzo, cioè metto già questa cosa, per esempio, non la potrei, non la richiederò, quindi non preoccuparti. Ma dalla... questa, quindi... per un esempio, tu hai fatto un esempio, ti rispondo sempre per massime, no? Però se si può, sì, magari... Allora, nel senso, un attimo, qua ecco, per esempio, qua c'è un attimo da mettere... non dei paletti, però da capire che magari ecco una richiesta di un questo tipo va a essere un po' di legge, dici? Un po', no, non fuori, assolutamente non fuori legge, però un po' feticizzante. Cioè, se tu chiedi, richiedi alla donna che abbia per forza di ma l'ho chiesto io, cioè, tu ti testimoni, hai fatto tu l'esempio. Infatti, ho comunque detto, non sarebbe una cosa che avrei richiesto, e comunque non è venuto da me. E sono tutti l'hanno capito. Hai detto cocaina? Sì. Hai detto cocaina? Tu stai chiedendo se in questa cosa ci può essere la cocaina? Hai chiesto no, questo? Per poli, no, l'ho chiesta io, non la voglio la cocaina, non l'ho chiesta io. E comunque non penso che in fattura ti metterà extra cocaina, sarebbe comunque piuttosto... Dipende da come l'ha imposti, in verità... Ma no, ma non dagli corda, ma cosa vuol dire come l'ha imposti? Non esiste che si possa far passare questa cosa. La risposta è no, basta, senza nemmeno dare giustificazioni. Si può fare un massaggio durante la sauna, prenotare dei massaggi? Sì, assolutamente sì. Picca? Assolutamente sì. Cosa hai detto? Picca. Il massaggio, no, proprio massaggio, ma tipo Ale della Giusta, quel mood lì? Sì, oppure no, no, vorrei uomo eretto, possibilmente. Che massaggia poli, capito? Ok. Allora, c'è da definire uomo eretto, poi ci sono due modi. Così possiamo capire poi... Inteso... Delle persone che sono dei professionisti del tutto, sì. Ma io... Ma cosa... Ragazzi, ce l'avete una bottiglia d'acqua? Mettete una bella bottiglia d'acqua piantata e poi ci appoggiate il telefono. No, vi ho mandato il filmato della serata drag, così ah, ho detto okay, adesso. Adesso lo vediamo. Allora, com'è io voglio massaggiare poli okay. Da davanti mentre sono eretto. Okay. Questo nel senso ci sono le cabine dentro, sono affari vostri quello che succede. Ah, okay. Si può fare. Si può fare, si può creare la situazione per... Poi dipende da che atmosfera vuole poli, c'è anche... Si può fare aromaterapia, capire che tipo di fragranza. Sì, è una roba intima. Senti, ma in sostituzione alla sauna, su cui vedo poli titubante... Il giusto. Senza, non so nemmeno perché, però vabbè, è titubante. Vorrei capire cosa c'è in alternativa. Allora, si può andare in una spa che non sia una sauna gay, quindi una spa normale, in preparazione. Mm. Oppure per un pomeriggio... Perché... Perché no? Perché si scarta a prescindere questa idea? Io voglio vedere gente col pipino fuori e passeggia. Oh, ma scusa. Dico niente, non sono nessuno. Vabbè, se no, dai, sentiamone, ma per ora non sono per... Facciamo finire la proposta, un'altra alternativa di questo. Se no, quello, cioè il pomeridiano, la sa, un pranzo. Capito, non ha tanto, non prende, cioè perde un po' l'experience, cioè perché andare a fare un pranzo per una via al celibato, vai a fare qualcosa che non faresti, che non mai. Faresti mai, e soprattutto che puoi fare prima di prima del grande passo, prima di sposarti, prima di... Certo, ok. E dai, poli. Anche il modo che ha di venderla, vedi, è molto più umano. Tu esageri, vai in direzioni che si può andare un po'. No, un po' alla volta. Si può anche discutere su alcuni punti. Poi magari su qualcosa io rimarrò comunque piuttosto, diciamo, un po' in punta di piedi. Qua, no, 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 non c'entra proprio niente questa cosa. Nulla. È un mio pensiero. Il momento di formazione serve anche a quello, per chiarificare i propri dubbi, per andare tranquilli, cioè perché comunque è una festa, deve essere una festa per chiunque partecipa, sia chi fruisce della festa, chi la organizza, e anche la comunità che ospita, perché è un grande momento, questo è un grande momento per la storia dell'internet italiano. Certo. È una storia che sta appassionando milioni di italiani, quindi è giusto anche non dare penso loro... milioni, allora, cioè, tutto rispetto, ma noi molti sì, ma non milioni. La scena drag italiana molto, cioè, hanno sentito di questa cosa,
vogliono partecipare alla serata, chi vuole partecipare alla serata, chi vuole sostenere, perché ma comunque il mondo dell'intrattenimento di Twitch, che appunto di solito si ha l'idea che sia chiuso e eteronormato, invece si apre con rispetto a quella che è un'esperienza che in verità può essere veramente formativa, anche incredibilmente con la gente con tutto l'ambaradam di fuori, che sia maschile, femminile, chi lo sa. Okay. Anche possono, quello formativo. Si possono, volendo, prenotare delle punture al pene di Poli per tenerlo sempre? No, non è mai stato chiesta questa cosa e non è un'altra cosa per la quale io non cederò. Allora, per esempio, sì, questo è l'ennesimo esempio di questa linea non la passerò. Io per esempio, poi magari la voi liberissimi. La vena maestra, capito? Sì, sì. No. Contenzo, non è un allora, potremmo informarci, ci sono anche delle pastiglie, però ecco. Ma io per esempio io qui, se c'è da firmare rispetto, quello che si diceva prima, che è un punto secondo me molto importante, che stiamo un po' forse sorvolando, Dario ogni tanto si sta dimenticando, lì secondo me questa cosa si può specificare e chissà che altro elenco tirerà fuori Dario da qui a un'eventuale data. Credo che si daranno 30-40 voci per la quale io firmerò no, per le quali firmerò no, non do consenso a, e spero gliene vengano in mente più possibili in modo da poter scartare tutte queste potenziali idee. Già qui ne ho sentite certe volte. È bello se riusciamo a uscire un'esperienza che sia tutta positiva per te e per chiunque, per te sarebbe molto bello, quindi non dovrai dire tantino, dovrai dire sì, mi piace, ci sto. Ok, allora io Poli ti chiedo un favore. No. Secondo me è già no secco, però sentiamo cosa allora, venuto fuori. Io ti vorrei vedere su un trono con la corona e inviti gente a caso, gente sconosciuta, e poi parte un'orgia davanti a te, e sei il sovrano dell'orgia, te non fai nulla, Poli. Ma sei semplicemente lì nudo col mantello tutto quello maculato, con la corona, e sei lì col calice d'oro. Come cazzo? A parte, come cazzo ti è venuta questa idea? In un secondo hai percepito. Ma no, è una cosa che per esempio può esistere. Al trono così. È una cosa che può esistere. Sempre... Guarda, controlla come si. Sempre retto. Esatto. È una cosa che può esistere. È un regalo, un po' è un baccanale, un po' un atteggiamento. Baccanale? Il tuo onore, l'onore appunto di questo legame che vuoi compiere, che durerà per sempre. Quindi. Ma non voglio essere re di nessuna orgia, comunque. Non è mai stata una richiesta. Non mi è neanche mai balenata. Tipo, magari un giorno sarò re di un'orgia. Non è una cosa che mi è mai parsa di pensare. Ma appunto, cioè, può esserci, può esserci. Io magari. È bella perché. Mi prendo le cose. Ok. Io magari mentre avviene mi allontano perché magari non sono interessato. Sempre per la questione del rispetto di prima. Magari possa essere il supervisore, che però non supervisiona. No, scusa, per esempio, possiamo metterla in altri termini. Ma se è un party pooper, ma scusa, ma se ci mettiamo lì, non è che poi fa. Scusami, Cos'è un party. Party pooper. Non so cosa sia. Sei una persona che rovina le feste, un guastafeste, sei un guastafeste. Ah, ok. Il cartello ha scritto Struta Jogu. Cioè, dovete avere un punto in comune, cioè un punto di... Appunto, sì, di esatto. Varie... Cioè, per esempio, il punto in comune è l'orge esiste, io mi allontano, per esempio. Questo è un punto in comune, no, cioè... No, non guardi! Ma non voglio essere il re di questo avvenimento, di questo evento. Ma non è un tuo, è una cosa che però varca il rispetto per il quale ho firmato. Ma di no. No, ma che rispetto è? Io ti offro un regalo del genere. Ma non lo voglio, ma non è un regalo che non voglio. E te non ci sei. Cosa hai detto? Perché cosa hai detto? Non mi lavano le cuffie. Io sono lì che faccio le mie cose, è impossibile che tu non guardi. No, ma guarda, per esempio io, se accade questa cosa, ti dico: va bene, andate, io andrò da un'altra parte, ci sarà un altro camerino, il bagno turco, e mi muoverò da un'altra parte, oppure se andrò in una stanza. Lascerei un po' l'opportunità aperta, perché anche lì magari non sai se in verità la cosa ti incuriosisce, sempre nella, con la totale malizia, come cioè, è una... È giusto che uno dica, però io vi dico, io è molto probabile di no. Uomini in tutte le stanze dove va Poli, cioè poi ci sono quattro uomini eretti. Cioè, basta, questo è quanto. Sempre, rispetto a prima, visto che non abbiamo ancora definito effettivamente il significato di eretto. Perché ci sono due modi da me conosciuti per definire questo termine. Cioè, erectus, quindi in piedi, sui due piedi, oppure l'eretto è... Vedremo.
Vedremo. No, beh, è molto importante capirlo prima, eventualmente, se bisogna firmare delle... È un dungeon di uomini eretti. Esplori e chissà cosa puoi afferrare, così un po' anche con le luci soffuse. È un dungeon di uomini eretti. Ti rendi conto che hai detto questa cosa, sì. Hai detto questa cosa. Mentre si sta facendo una speedrun che si chiama... Cibo, cosa c'è? Beh, cibo, chiamiamo appunto delle persone che... sempre delle persone della nostra comunità che fanno questo lavoro, che cucinano, che si occupano del catering, e quindi anche lì in base ai gusti si pensava qualcosa di mediterraneo, di fresco, ma che di sostanzioso, ci sarà da bere in tutte le varie fasi, e quindi stiamo pensando a tutto, al minimo dettaglio, tra cui anche questo, perché è una festa, quindi bisogna mangiare in un baccanale, bisogna mangiare e bere. Ma che termine è baccanale? Non l'avevo mai sentito prima. Hai sentito baccanale? No, non l'avevo mai sentito. Baccanale erano le celebrazioni in antica Roma dove... Ok. Non sono molto ignorante, purtroppo. Va bene, grazie per questa informazione. Prego. Ok. Firma un attimo. Ma non, a parte che non ho nessun documento e no. Sarei curioso di vedere la parte... firmare la presentazione. Ma no, credo che avrebbe molta poca valenza, no. Possiamo vedere la parte... È simbolico. Il video, la parte finale, la grande festa, il momento di decompressione dove tutto giunge. C'era un video da visionare e credo che come potrebbe... Come l'hai mandato? Io l'ho mandato sulla chat di Discord della conversazione. Ah, di Discord, sì. Subito, aspetta. Aspetta, vediamo. È rimasto quel messaggio in uscita. Aspetta, sì. È come si... Vai, ora andiamo. Ah, sta arrivando, ecco qua. Poli, è arrivato. Mamma mia, cioè. Guardate. No, ma non penso proprio di essere io quella persona... Sicuramente sicuramente una persona noiosa sotto questo punto di vista, però... Mamma mia, no, per due cazzi, ma cosa che sia. Il problema è che non è solo quello, conoscendoti, questo è proprio solo l'anticipo di quello che potrebbe essere poi l'intero. Sono d'accordo, Turbo Pippo, sì, ma questa è una cazzata, cioè fatemi capire una cosa, la Pilzi che è mille volte più imbarazzante, mentre invece questa Amazing Experience, no, sono sconvolto. Però non bisogna andare in giro con nudi, col cazzo di fuori, mentre la gente si sega su di te nella pill, nel senso, no, almeno... non su di sé, con te. Che forse è peggio. Infatti, in realtà. Aspetta, dove lo stai facendo vedere, Dario? Aspetta, perché non lo vedo? Aspetta, Ah, ok. Questa è la serata tipica. L'ultima serata organizzata, che sarebbe la serata dove c'è la possibilità di esibirsi pure. Questa è Madame, tra l'altro. Sembrava. E poi dopo c'è la serata danzante, c'è la festa, tutto molto... Anche lì, tranquillo, bello, bell'ambiente, bella gente, tanto divertimento. Gran di Rosa Chemical, però per il resto sembra tutto interessante. Ecco qua. No, è un omaggio a Rosa Chemical, certo. Ok, ho visto. Per aggrappare un po' un pubblico ampio, quindi... Ma sì, ma poi... ma guarda, Poli, ma guardiamoci nell'occhio, una bella pasticca. No. E chi si è visto, si è visto. No, beh, anche questo, non sono aperto a questo genere di cose, no. Poi, scusa. Sempre, come sempre... Per me non c'è problema, gli altri sono liberissimi, ovviamente. Un bel cartone sciolto sotto la lingua. Guarda, anche quella l'experience, cioè, perché no? Ma non è una cosa che rientra. Prima stava cercando di mettervi cocaina in fattura, vi ricordo, quindi nel senso, io non mi dimenticherei di questo fatto. È un modo per farlo, non è un problema. Si può avere X Murri anche, un presente, così come, però come showman, come intrattenitore. Sì. Al guinzaglio, bello, vedi, questo sarebbe bello. Va bene, io ci sto, dai, va bene. Poli, vi devi firmare però, Ci penso. Un po'. No, non era, ma era stato detto, si spiega, si vede quello allora, che Poli, sono le effetti. Diciamo le strade sono queste, o firmi te e quindi puoi comunque dettare legge, tra virgolette, cioè hai comunque un po' di voce in capitolo. Esatto, di manovra. No. Oppure questa cosa diventa il mio compleanno, te sei obbligato a venire perché sei mio invitato e vedi cazzi 100% lì però. A parte che mi sembra di aver capito che non è... Cioè sembra, per come l'hai messa, che se firmassi io questo non accadrebbe. E non, siamo onesti, accadrebbe tipo, comunque. No! Sì, cioè, no, Dario, sì, accadrebbe. Sì. Accadrebbe, e quindi non è una cosa... Sì, un po' strusciato qui. Così no, ma tipo anche questa cosa qui, se esiste un firmare, tipo una benedizione attorno per il quale questa cosa può non accadere... La firmerei immediatamente. Se ne parla, e questo comunque metterla giù su scegli tu oppure scelgo io, se io lo percepisco come ricatto. Poi non so
No, non sembra un ricatto. No, no, guarda, no, poli, guarda, poli, sembra un ricatto. Obiettivamente, se firmi tu, scegli tu. Se firmo io, scegli. No, 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 no. Beh, ci sarà un modo diverso per dirlo. Forse più di più. Non mi è piaciuto colorato. Ma è esattamente quello che hai detto. Hai detto ti struscio il cazzo in faccia, Dario. Scusa, mi porta pazienza. Ma quello è per farti ridere, mamma mia. Ma beh, beh, non è una cosa che mi fa ridere, per esempio. Potrebbe essere un'opzione anche questa, no? Beh, ma fa ridere tipo Nanni. Cioè, ma Nanni gli fa ridere. Anche, vabbè, non posso dire cosa, gli fanno ridere tante altre cose a Nanni o ai presenti. E soprattutto non è filmabile se vuoi farla. Sì, una come no? Non è filmabile tu che mi passi il cazzo in nella guancia, Dario. Come fa? Non è filmabile. Non puoi registrarlo. Non... Quindi anche. Ma non so se poter dire, ma siccome abbiamo anche altri progetti, tra cui appunto un lunedì Mario e Dario in drag. Sono qua col team, col mio team artistico di The Shade, così vi devo far conoscere, visto che poi interverranno. Okay. Ho convinto. No, Poli sembra omofobo, effettivamente. No, non c'entra proprio niente questo. Eccoli qua. Allora, ci ci sentono, giusto? Perché non hanno, vedete le cuffie, giustamente, ora che ci penso, sì. Adesso diventa una roba per smentire questa cosa, perché è brutto dire che sia omofobo nel 2024. No, ma guarda, se qualcuno penserà questo a seguito di un mio possibile, e vi dico anche la verità, molto possibile no, va benissimo che lo pensino, per quanto mi riguarda non cercherò di fare cambiare idea, mi accollerò a questo sottotitolo. Va benissimo, se qualcuno vuole pensare, non sarà libero di pensare. Io provo a farti ragionare, tu stai dicendo di no a una celebrazione, a una 12 ore, 18, 24 ore di celebrazione nei confronti della tua figura, dove puoi solo imparare e condividere con delle persone che ti vogliono bene, ti fanno un regalo, vuoi dire di no, cioè vuoi dire anche no, cioè stai dicendo no a dire no all'omofobia con un'azione, alla fine... Cioè, è quello, è un messaggio anche importante, allora, che poi viaggi. Hai ragione. Per le giovani. Hai ragione. La beneficenza di mezzo, cioè è un evento, diciamo, che l'esperienza aiuta tante persone, cioè spessore. E poi, come Bianca prima mi, un po' per anche per leggere, mi consigliava, poi a The Shade... È pieno di figa. Cioè, c'è... Cioè, beh, mi sposo io, quindi... Non siamo fallocentrici, esatto. No, ma io sposo, quindi non è uno, cioè non è un elemento sulla bilancia. Sabaco, mi pare, però questo mio non penso che Michele verrà, Dario, non gli hai chiesto, ho dei seri dubbi che comunque riesca a venire. A parte che è un elemento che nella bilancia non farà la differenza in quanto mi sposo, però a parte tutto questo, a quello che hai detto io dico tutto sì. La parte dove invece Dario dice voglio che ci siano delle iniezioni sul cazzo di Poli, voglio strusciargli il cazzo in faccia, voglio assumere pasticche, quella parte di mezzo, poi di fine è un regalo grande. Chiedo a Dario, qual è la via di mezzo tra io voglio strusciarti il cazzo sulla guancia e io non lo voglio, se ti chiedo. Allora, rispetto e consenso su tutto, però devi fare solo una foto con tutti noi. No, dai, okay. Una foto dove siamo tutti noi, nudi, intorno a te, e basta, e te nel mezzo, basta. Beh, è probabile che io voglio che esista questa foto sul mondo, capito? Foto qualsiasi, non è che stiamo dicendo qua... Guarda, io sono sicuro che starò togliendo un sì a tantissime persone che nella mia posizione vorrebbero esserci, anche tante che ci stanno guardando. Però, per esempio, questa cosa io... Non avrei piacere di farla, quindi sempre nel rispetto e nel consenso, magari ma anche questo. Ma per ricordo, ma rimane tra noi. Ma ci si può fare. Viene serializzata in mille pezzi, messo sul Poli Quiz Shop. Non esiste. Cos'è il Poli Quiz Shop? Non esiste il Poli Quiz Shop. E potete acquistarla, tutto qua. No, non può essere acquistata. È una foto che secondo me nemmeno tu avresti piacere, ma neanche tutti gli altri partecipanti. Io, Mario. Sì, io, oddio, Mario, forse anche sì, anche Nanni in realtà. Magari un Victor. Però sono tutti gente che gli andrebbe bene, questo è il problema. Sono circondato, e questo. Noi siamo liberi, purtroppo. Va bene. Va bene, va bene. E come. Per assaggiare un po' di questo. Cioè, noi veramente stiamo cercando di confezionare il tutto perché sia una cosa molto significativa per te, per il pubblico che sicuramente in qualche modo sosterrà anche. Verrà alla festa, cioè ci sarà presente, in un modo diverso, in una maniera un po' più... E ribadisco, tutto questo è giustissimo,
C'è la parte dove si esagera un po', che magari su quella io ritratto. Fino a qui è un sì. Il problema è tutto ciò che è della, quella che per molti appunto magari è la parte più divertente, no? La parte più iconica, ma forse quella io metterei un qualche paletto. È che bisogna trovare secondo me la parentesi giusta nella trasgressione, esatto, perché in questo, esatto, in questo programma ci deve essere un po' di trasgressione, se no non è una ghiaccia di vado. Esatto. Letto un messaggio, ogni schizzo di sborra salvi un bambino, non, è, non si può fare comunque questa cosa, fisicamente è impossibile, no, spiegavo al ragazzo in chat. Non lo so, comunque non è questo il punto è che bisogna essere attenti. Esatto, questa è la parola chiave. Siamo attenti al a ciò che. Però la trasgressione ci vuole. Sì, ovvio, però. Ma niente, già. Allora, facciamo un esempio, qualche esempio. Prego, prego. No, vai. Ci siamo. Esempi di trasgressione possibili che andrebbero bene a Dario, a me e che magari potete proporre voi. Chiedo qualcosa che fa varcare il limite, ma non troppo, come un cazzo sulla guancia. Per questo è il limite, che secondo me è un po' troppo, è ok? Di un amico. Okay. No, a me fa poca differenza, se posso, per quanto sarebbe sicuramente un momento. Ok, prego. Quindi non cazzi sulle guance. No, ma credo, è una richiesta che ricevete, chiedo scusate. È una cosa che vi chiedono nelle note delle mail? Cioè, organizziamo serate, eventi. Perché io so che qualsiasi cosa io dica, Dario è on board completamente. Qui l'unica discriminante è capire te per te cos'è. Ma esatto, purtroppo esatto. Non sono molto esperto di questo tipologia. Per rizoma sculacciato? No, l'acqua di rose poi. Ma quello che io a me incuriosisce è come questa cosa appunto sia una cosa comune, questa cosa per allora, me è un po' distante. Noi stiamo proprio cercando di fare questo, di portarti a scoprire altri mondi, come noi comunque facciamo investigazione dei mondi che di solito non frequentiamo, delle bolle fuori dalla nostra, ti invitiamo noi nella nostra bolla per vedere quanto in verità tutto ciò tra persone adulte e consenzienti sia la normalità. 100% okay. Normalità. E allora sarà che in questo momento sono un po' in punta di piedi, forse è questo, quindi magari introducendo lentamente magari posso... Posso proporre una cosa. Adesso dobbiamo capire anche le ipotetiche date, però prima delle date... Con Dario venite a farvi una serata a The Shade da noi a Firenze, così ci conosci personalmente, parliamo, vedi com'è la serata, senza grandi video, grandi cose, proprio in privata, così capisci, ci conosci di persona, parliamo, che è anche comunque un po' più diretto, e da lì poi decidi, e lì magari qualcosa vediamo di fartela. Sì, un glory hall, volante anche così. Va bene, ok. Provare un po' di shibari base, dai. Non ho sentito. Un po' di shibari volante, dai. No, non so di cosa si stia parlando. Ti lega. Onda. Legato. Io sono legato? Vestito. Raga, mi sto perdendo un po'. Chi viene legato e a che scopo? Scusate? Ti attendono al volo. Ti appendo, che cos'è il dulce? Che cosa vuol dire? In che senso? Un'antica carta giapponese millenaria, e non è che dici, cioè non stiamo a sminuire un'antica carta millenaria, che è l'arte della costrizione, della dominazione, che diventa, che si estrapola anche da questo e diventa semplicemente anche solo performance artistica. Certo. Però la sensazione di avere delle persone esperte, perché sono persone esperte del campo, che ti fanno provare questi bari, essere legato eccetera eccetera, da step by step, ma giusto per provare. Io... niente di trascendentale, sempre per tornare, faccio il piccolo passo indietro. Succede di peggio, sicuramente a Lucca Comics succede di peggio. Sì certo. Cioè cos'è successo di peggio? Io a me non mi è mai capitato di trovare una persona legata a Lucca Comics, magari ho frequentato gli stand sbagliati. Non l'abbiamo trovata, però il passaggio da magari un cosplay a qualcosa di un po' più peloso, cioè tutte cose che un po' a un certo punto si iniziano anche. Quindi sono delle bellissime dinamiche che succedono, quindi su questa politica è la normalità, in verità è la normalità. Se io posso chiedere, quindi posso sci è il termine? Shibari. Ok, Shibari. Questa è la cosa che voi mettete nello scalino più basso di una possibile introduzione? No, non lo so. Vai vestito. Con legare i pot. Cosa? Vai vestito.
Sì, pare, no, più basso. Cioè, la prima porta d'accesso easy, basica. Secondo me comunque anche ricevere non sono Shibari, ma non è che avere uno show, show potrebbe essere un ottimo step base. Poi qualcosina. No, sto sentendo un po' confusionario, scusatemi. Pisciai addosso? Non credo che sia uno step più basso, Dario, pisciarmi addosso. Sarà uno altissimo, mi auguro. Non è altissimo. Come non è altissimo pisciare addosso? Da 1 a 10 io lo metto a 13. Se lo mettete sotto di 9, allora il vostro 1 è il mio 8, probabilmente. Ed è qui che bisogna scavare. Allora, ma ricevere, cioè, guardare uno show, una performance fatta, diciamo, in privato, o comunque nella parte magari più intima, esatto. Quello potrebbe essere uno questo è performance, è intrattenimento. Quello che... cosa succede in questa performance? E lì possiamo capire, cioè, lì poi capiamo la performance, si può poi andare appunto da... dello Shibari, è privata, quindi sai cosa può succedere, esatto. Ma cosa succede? Non ho visto cosa ha fatto lui. Te l'ho consigliato, la cera addosso. adesso ho capito. Ma domanda, in questo caso assistere significa da spettatore, come stanno facendo i nostri cari, perché ricordo che siamo in una trasmissione su internet per evitare di dimenticarci questo limite. E assistere, cioè accade questo, io sono sulla mia poltrona, ok, questo è lo step. Vabbè, ma non è come l'orgia davanti a te, scusa, del re? No, ma questo è un antipasto per capire, per la fiducia, poi si arriva a quello, poi ma tanto lo facciamo ubriaca, droga, va, capito? No, non ci sarà droga, non assumerò droghe, comunque questa cosa sempre è pubblica, forse non è il massimo ricordarla, comunque va bene. Vabbè, ma okay. Droghe quelle legali, lo sbariffo, il baretto. Non penso che esistano, forse sono state inventate adesso queste parole, però vabbè. Ok, e questo è quello che accade. No, aspetta, no, questo. Quello che accade invece in una serata tipica di cui si proponeva invece venire a fare, invece è uno spettacolo. Uno spettacolo, non so perché mi è uscito così. Uno spettacolo normale, di una serata discoteca. Un po'. Ci conosci personalmente. Cioè, ci vediamo, certo. Capiamo, ti diamo un assaggio e poi da lì si firma diretti subito. Vai. Ho capito. Va bene. Tutto bene, Poli. Non penso, ma poi si chiama... Com'è che si chiama l'evento? Speedrun Beat Scandinavia? Com'è che era? Drag Speedrun, bellissimo. Tu, un po' il Poli Beat derivato. Ecco, bello. Beh, molto bella. Questa è la parte forse più sì, fantasiosa. Che è dei gadget che possono essere... Bella idea questa. Un gadget. Anzi, ho un'idea di un gadget. Squirt, ma un torneo di squirt non è male, te fai da giudice con le palette. Bellissimo questo. Questa è un'altra cosa che, per esempio, non mi sento di essere. A parte che non credo di avere le competenze. Ma cazzo, ma se ci sarà un motivo, se non ti ho mai proposto di fare questa cosa, perché probabilmente non è nelle mie corde. Torneo della merda pesata sulla bilancia da macellaio? Hai detto torneo della merda sulla bilancia pesata? No, ma come sì? Ma vi è capitato di fare un torneo della merda? Non ancora, ma è quello il punto. Chi lo sa? Boh. Cioè, noi non è che stiamo lì a dire non lo facciamo. Abbiamo tutte le possibilità di organizzarla, perché no? Cioè, una volta che c'è tra adulti, consenzienti e tutto, ci cerca di organizzare tutto, può succedere tutto. Va bene. Ma poi, se vuoi, ti facciamo anche una stanzina per te. Con tutte le cose che ti piacciono, se hai bisogno di riprenderti senza problemi, esatto. Un bel sigaro cubano, un buon whisky, insomma, quello che preferisci. Vabbè, non fumo, però vabbè, ho capito. Vabbè, sì. Ma scusa, un sigarello così? No, non fumo. Ma pure nemmeno il sigaro? No, non fumo, cazzo, non fumo. Una tisanina, zenzero e limone. Oh, è qua. La melissa. Si sono illuminati piccolini al burro se sei intollerante ai lattosi. No, quella per favore. 10 ti pisciano addosso, che è ancora più forte. Ma non è che ci deve essere per forza un bilanciamento, visto che c'è una cosa. No, ma no, può essere banalmente un ingresso graduale dove si parte da. Cioè, sono tante cose in ballo. Che fa la tisana se no?
Ma immagino gli estratti, immagino l'acqua calda, cioè come faccio a casa mia, la teiera, la scalda acqua. Però Poli, non ti ci facevo così, veramente. Ma ti vedo che le palle, ma allontano, mi dà fastidio, Dario, mi chiedi se mi vogliono pisciare addosso, è normale che ci sarà un attimino restio. Ne porta pazienza. Cringe vecchio, però. Vabbè, è proprio la risposta più basica che si poteva dare a questa mia, vabbè, affermazione. Basta. Allora, va bene. Basta. Vediamo cosa si può fare, dai. Va bene. E comunque io ringrazio tantissimo l'incredibile professionalità che avete voi rispetto invece a chi sta organizzando da questa parte, e soprattutto anche tutta la fantasia in come è stato steso il tutto, dal nome, cioè questo è stato molto, sì, molto, sì, bello. Ora vediamo, dai, perché così non si può sprecare sta roba, capito? No, ma infatti, poi capiamo anche un po' le tempistiche, in che finestra temporale ci muoviamo, quando ti sposi tu, il periodo? Io ti dico il giorno, è il 21 giugno. Ah, ok, quindi abbiamo tutta la primavera. Sì, no, ma facciamo ora, troviamo anche un prete, qualcosa. Sì. Troviamo un prete? No, ma per una roba mia, un regalo. Vabbè, comunque... No, non farmi questo regalo. Quello, poi una volta che definiamo, c'è un lavoro di produzione importante da fare, quindi... Ma di produzione di cosa? Produzione di cosa? Dai, sei presente cosa vuol dire organizzare tutti gli spostamenti, sì, per quelle persone? Per, no, va documentato, deve diventare un documentario. No, sì, non verrà documentato. Ovviamente. Ma no, non credo che sia possibile venderlo, peraltro, un documentario. Cioè sì, si può sicuramente vendere, ma difficile comunque posso dire, non è una critica, però tu non vederla come un'esperienza tipo quelle che la raccontava Lucignolo su Italia 1 15 anni fa. Cioè, mai è una visto, roba però. Che... Ok. È un programma. Sì, sì, sì. La perdizione. Non c'è niente di perdizione, non c'è niente di trasgressivo. Qua è tutto normale. Sono persone adulte che hanno un intrattenimento consenziente, come dicevo prima, tra di loro, tra adulti. Quindi niente di. Niente. Cioè, l'obiettivo non è metterti in crisi, ma farti avere un'esperienza. Cioè, non sarà una scatella ad Amsterdam. Sarà un'esperienza che ti ricorderai con. Migliore delle nazioni, sì, no, è famosissimo video, cioè l'iconico video di lui e Amsterdam, cioè non è quello, okay. Non è una cosa che ti porterà nel cuore con un ricordo diverso. Va bene, ok, ribadisco ancora una volta, la vendete in un modo voi e dall'altra parte invece viene venduto in un modo estremamente peggiore, cioè in questa è una bella idea, dici ci sta, anche per mettersi alla prova, e cioè, l'altro dice non volete l'ora di pisciarti addosso, capite che io sono tra due fuochi, uno che è molto buono e l'altro invece è un incendio che non vede l'ora di distruggere tutto. Ma tanto poi lo faremo noi, non lo farà lui. Ma allora in questo momento smetto di credere anche a voi, se mi dici questo, capisci? Io sono De Core, Core de Roma, capito? Ma se sei in Toscana. Sta mettendo l'impresario della cosa, qui è normale che abbia delle richieste. Bisogna trovare una mediazione tra quelle che sono i tuoi limiti e le richieste di Dario. Secondo me ce ne sono tante che ancora non abbiamo trovato. Sì, ma proprio tante, secondo me. Non avrà fatto niente che non sia contro il tuo consenso. Però okay. Secondo me poi si arriva a un punto anche in cui tu sarai un po' più slacciato, quindi magari ecco. Guarda, io convivo con me stesso da 29 anni, non credo, però... Tipo, secondo me il gioco dell'oca dei Gildi va fatto, è una cosa veramente divertente. Sì, è un crack, quello, un grande classico. Certo. Cos'è un gioco dell'oca con i Gildi? Non... Praticamente sono delle caselle, alcune sono vuote, alcune hanno delle penalità... E devi ficcarti un dito nel culo e tenerlo fino al fine percorso. Anche questa è una cosa, per esempio, che per me nella scala è un 40, se da 1 a 10 è molto distante, capito? Cioè molto distante. Il gioco dell'oca dei dildi, non pensavo fosse stato inventato in questo momento, invece sembra quasi un qualcosa di riconosciuto addirittura. Sì. Va bene. Vabbè, ora poi se ne parla con Poli. Va bene. Ok, non sarà un 5 e mezzo, ragazzi, abbiate pazienza, non può essere un 5 e mezzo questo, vedo il voto medio. Il coccodrillo nudo, bellissimo. Un giro di faccia di marmo, per esempio, cioè, il marmo è un grande bellissimo classico. Quello! Cos'è? Faccia di marmo? Faccia di marmo, allora ci sta un tavolo tra amici, tutti seduti, senza la parte sotto, diciamo, dell'abbigliamento, una persona sotto il tavolo, diciamo che tintilla delle zone, la persona che sta venendo tintillata non deve farsi sgamare, quindi deve stare con la faccia tipo di marmo. Among Us, tipo... ok. Esatto. No, comunque, anche questa è... Tipo,
è molto... Si fa male, in teoria dovrebbe andare sotto il tavolo, però questa è una cosa che possiamo mettere, non mettere, chi lo sa. Il coccodrillo nudo è bellissimo. Che cos'è il coccodrillo? Non so nemmeno questo cosa sia. È praticamente... devi farti ingroppare e stare attento a non stringere le chiappe, perché in quel caso daresti il famoso morso del coccodrillo. Il trucco è rimanere sempre a bocca spalancata, quindi Adano bello largo. Perché si chiama coccodrillo nudo e non morso del coccodrillo? Allora agguanta e si muove, capito? È un po' difficile, vabbè, poi vediamo, dai Poli, non ti preoccupare, le faremo insieme, troveremo non ha senso che tu mi dica non ti preoccupare, perché tu mi hai appena detto una cosa che di base non farei e che ho ancora più paura di fare, perché penso sia del tutto naturale come riflesso muscolare, peraltro immagino, purtroppo non avendo mai esperienziato. E quindi capisci che mi mette in difficoltà. Poi non ti preoccupare, è normale che invece mi preoccupo. Ma non credo proprio che partiamo bene. Ho detto di no a tutto. No. Io so quello che hai detto tu. Tu hai detto purtroppo non ho mai esperienziato. Detto già comunque che utilizzi il termine purtroppo vuol dire che c'è già un'accettazione dell'idea. No, a parte che più che accettazione io oserei dire disperazione in questo momento, perché veramente mi stanno prendendo per sfinimento. Questo lo faccio io personalmente, è veramente è molto probabile che sia forse il no più grosso di tutta questa ora di conversazione. È veramente sentiamo semplice. Chiama no veramente si chiama rasatura umana. Secondo me va bene. Allora praticamente io prendo un mini rasoio, me lo metto in bocca e ti rado le parti intime con la bocca, muovendomi e tenendo il treno pesca ed il stai confermando, ti va bene? No, aspetta, mi è partito un alert che non riesco. Se questo è easy, ragazzi, cioè... Mi è partita una canzone da bambini. Scusate. No, comunque, non. No. No. C'è un film. Non spiegherò neanche il perché, non è una cosa che vorrei ricevere. Ma siamo capiti, è per prepararti al matrimonio, ti rado io. Ma non. A parte che ho quasi 30 anni, sono in grado. Comunque, no, non c'è bisogno, ti ringrazio. Però apprezzo. Tra amici è normale che qualcuno si metta un rasoio in bocca e ti rada le parti intime? No, è un rituale. È un rituale! Ok. E... Vabbè, pace. Va bene. Però ribadisco ancora... grazie per tutta... a prescindere da come andrà, perché adesso ne parleremo in privato. Grazie per tutta la professionalità con il quale è stato offerto il tutto. L'apprezzo seriamente, non è una presa per il culo. È molto... Poi ribadisco, forse Dario in questa conversazione ha fatto più danni che altro, però è stato utile per farmi vedere l'altro lato della medaglia, che forse è l'estremo che magari non vedrò mai nella vita. Chissà, c'è tanto tempo. Hai capito anche qual è la missione. Se no può diventare un addio al nubilato. Chiamo, se vuole chiederò. Comunque. No. Va bene. Chiederò. Se no, bellissimo anche... come si chiamava? Aspetta. L'ultimo addio al celibato. Non so se sai com'è. È una forma. È un'attività. Sì, no, non so cosa sia. Praticamente mandi un messaggio alla tua futura moglie dicendo ti lascio perché è successo questo, e le leghi un video dove semplicemente ti si vedete che ti fa ingroppare da uno poi delle persone. Ma chi ha fatto questa cosa è tremendo, cioè che format è Dario, ma non può essere un format questa cosa. Se lei dice non importa perché tanto è con un uomo, vorrà dire che è quella giusta per tutta la vita. Ma secondo... A parte che non penso ci sia bisogno di arrivare a questa prova per capirlo o meno. Cioè, non... Però ha funzionato come format, quindi l'hanno fatto in Svezia, ha funzionato molto bene. Ma quindi... Posso chiedere, Dario, ti è successa una cosa analoga, sembra... No, però è giusto che la provi te. È giusto che la provo io per assicurarmi che funziona per... Ah, ho capito, va bene. Anche qui, purtroppo, credo che rifiuterò questa attività. Peccato. Però è un piacere conoscere l'esistenza di questo genere di attività, della quale ero del tutto all'oscuro, anche della più semplice atto scalino 1, che mi ricordo il nome, mi ricordo che inizia per sci e non mi ricordo il resto, Vai. Molto interessante anche questa parte che non conoscevo. Molto bene. Ciao ragazzi, grazie mille. Grazie mille, e buona serata, buona settimana, buon lavoro. Poi in privato. Certo, ciao. Certamente. Ciao.
Poli. Dimmi, Dario. Bah, a me sembra tutto perfetto. No, no? Non è tutto perfetto. Non è tutto perfetto. Aspetta che sistemo qua. Non è tutto perfetto. Cosa c'è di perfetto? A me sembra tutto bello scalettato. Quella come parte è molto bella. Tutto ordinato, sono il primo. Il problema è tutto quello che è l'extra, soprattutto ciò che proponevi tu. Ma non è canonico. Canonico non è quello che potrebbe essere una serata... Cosa? Congruo, non è congruo. Non è... Magari appunto un'iniezione sul cazzo, piuttosto un massaggio da parte di un altro uomo nudo, oppure la presa del coccodrillo, piuttosto... No, il coccodrillo nudo, scusate, ho sbagliato. O tutte le altre nomi che devo dire sono molto interessanti, è una sfera che magari imparerò a conoscere. Al momento sono un po' restio. Una base di come è stata proposta senza tutti gli aggiunte... Posso anche stare, sebbene si possa discutere un po' sulla questione sauna, questa parte purtroppo... Sono deluso. Ma guarda, mi dispiace che tu sia deluso, però d'altra parte non... No, non c'è il Poly Awakening Arc, non credo che esista questa cosa, non accadrà purtroppo. Il Re dell'Orgia era bellissimo. No, ma non credo che ci sia veramente qualcun altro oltre a questo tuo momento... Di curioso di vedermi il re con uno scettro e un mantello di lana mentre ci siano delle persone che fanno sesso di fronte a me. Nessun nudo, altro. Sei nudo te, eh? Ecco, anche questa parte l'avevo dimenticata e forse cancellata di proposito. Nessuno, ma neanche se lo registri ai fini di venderlo. E non è vero, chat, che dite io, non è vero. Non vi interesserebbe, è qualcosa che... Non provocherei più di tanto. Vabbè, purtroppo. Vabbè. Però sì, lo Squirt Contest è stata la cazzata. Cioè, come fai a rifiutare? Sei giurato, è quello che fai su Twitch praticamente. No. Non è vero. Ma poi non sono esperto, non conosco, non sarei in grado di giudicare chi magari potrebbe vincerla questa potenziale gara, questo... Ma lo vedi dallo spruzzo, cioè non è che è difficile. Ma allora non c'è bisogno del mio giudizio, basterà mettere un tessuto e chi arriva più distante, qualcosa che è bagnato. Ma non è il salto in lungo, non è che... Si vede comunque, vabbè. Tipo la sabbia appunto del salto in lungo, non... si vede comunque, poi basta vedere la metrata. Poi show, perfetto. Grazie. Vabbè, molto, grazie. No, non ci sarà il Poly Squid Show. Possiamo ragionare su altro che magari può includere qualcosa di quello che ci è stato venduto da poco, però magari con qualche paletto. Se passerò per noioso o ancor peggio per omofobo, ditemelo cazzo, che cazzo devo dire? Non ce l'ho sta roba. Io che... modestamente, con tutto il sacrificio che sto facendo, ci sono rimasto un po' male. Ma non è vero che ci sei rimasto male, non è vero. Non sì. Ma non sapevi neanche il prezzo fino a un istante fa, numero ma uno. Ma che me frega, ma numero due, un amico si fa tutto. Ma è un giorno che pensi a sta cosa, come fai a rimanerci male? In 24 ore. Ero carico, anche Ava, ho detto guarda, poi... Non ti preoccupare, c'è Tarzanelli nel culo, li rimetti dentro con delle bacchette, fa qualsiasi cosa. Non... Come fai con delle bacchette? È un lavoro molto di precisione. Però no, comunque no, non fa per me purtroppo. Vi ho deluso, chat, sti cazzi, vi ho deluso. Che cazzo devo dire? Ribadisco, non sono nessuno per... Posso dire alla chat Poli, un grande gesto, prossimo mese non rinnovate... No, vabbè, questo... No, perché questo giusto, questo è un sabotaggio per danneggiarmi in una questione che non trovo nemmeno giusto, numero uno. No, numero due, per il mio concetto, questa è una cosa che è un po' oltre la mia linea di normalità, per me, per il mio personaggio. Ma sai che Victor Lasdro ci tiene tanto. Ma sono sicuro che Victor ti direbbe di sì a tutto e soprattutto non vedrebbe l'ora di essere forse anche il giudice della merda pesata. Dell'ultimo che purtroppo non è stato indagato oltre quel format. Io purtroppo si chiama, no. Si chiama ho fatto tre atti, lascio. No, questo è molto probabile che lo sia inventato adesso. E forse anche tutti gli altri, ora che ci rifletto, però va bene. Si può organizzare qualcosa di divertente, ma non che va in questa direzione. E basta, adesso ci vediamo sabato ne parliamo, magari un pochino meglio. Si cerca di trovare una quadra su alcune cose. Un po' così, insomma, va bene. Ecco, però brutto, vabbè. Brutto gesto. Ma non è vero che è un brutto gesto, che se poi c'è una persona cattiva perché non mi va di fare una roba che non voglio fare. Blu-ray poi vi comunicheremo quanto costerà. Non ci sarà il Blu-ray. Poi questa cosa, se si fa, e non si fa comunque, e se si fa non in questi mezzi, di sicuro non viene filmata.
Ma non ha senso, non può essere filmata. Questo credo che non andrebbe, vabbè, sempre a Victor forse sì, però ad altri di quel gruppo non andrebbe bene. Non lo so, vabbè, comunque vedremo. No, Nanni, Victor, vabbè, te Gianmarco Panetti, porca madonna, ma perché? Sì, no, vabbè. Vabbè, comunque... È per la beneficenza, ma andatela a spiegare a questo stronzo. A parte che... Non c'entra niente, no, questa cosa. Comunque non c'entra, non c'entra. E poi beneficenza di chi? Cosa supporti? Gente che appoggia i cazzi in testa ad altri e supporta a cosa? Non credo ci sarebbe ente benefico disposto ad accettare del denaro ricavato con un Blu-ray del genere. Secondo me. No, vabbè. Comunque dai, ti saluto. Va bene. E... ci aggiorniamo, dai. Riprenditi poi, che ti vedo male, ti vedo male. Ma non è vero, sto benissimo. Però vabbè. Ciao Dario e buona serata. Ciao. Buon proseguimento. Ciao. Ciao. Anche chi ha lights potrebbe essere interessante, ma ne parliamo un'altra volta. Ciao. Va bene.